Ben ritrovati. L'emergenza coronavirus sta sicuramente avendo degli effetti diretti sull'economia della nostra regione. C'è stata una prima intesa per la cassa integrazione, ma resta il rebus sul futuro di tante aziende. Di questo parleremo oggi con il presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, che è collegato con noi via Skype. Presidente, ben ritrovato allora e grazie come sempre per la sua disponibilità. Intanto Agli ascoltatori, ai telespettatori. Grazie, le chiedo subito come state vivendo anche sotto il profilo personale, oltre che per quanto riguarda naturalmente le vostre aziende, questa fase di grave crisi, insomma, che cosa ci può dire? Guardi, innanzitutto io voglio fare una riflessione. Noi in questo momento dobbiamo sicuramente come priorità guardare all'emergenza sanitaria. Abbiamo un'emergenza sanitaria importantissima, non ce ne siamo mai trovati in questa situazione. Da decenni non capitava un'epidemia di questo tipo e va contrastata. Quindi, primo, restare a casa, cioè obbedire alle disposizioni che sono state date sul distacco sociale. È fondamentale, fondamentale per tutelare noi, i nostri cari, per tutelare tutti i cittadini. E anche perché è l'unico modo per accorciare il tempo di uscita da questa crisi. Perché, come abbiamo visto in Cina, dopo una drastica riduzione dei contatti tra persone, il virus praticamente è pressoché, diciamo, sparito. Quindi non ci sono più contagi significativi. La strada è questa. Sappiamo che non è semplice, ma non è neanche una strada dolorosa. Alla fine si tratta di rispettare poche regole e soprattutto stare a casa, insomma, la vita sociale quando riprenderà ci rifaremo, mettiamola così. Detto Certo. ciò, il problema sulle imprese è molto complicato perché uno scenario di questo tipo non si è mai avuto. Io dico sempre, in questi ultimi giorni abbiamo avuto dei cataclismi, abbiamo avuto il terremoto, ma erano scenari che circoscrivevano un'area. Erano scenari in cui la conta dei danni, per quanto anche in quel caso esagero, no, conta dei danni dal punto di vista economico notevolissima, oltre che quelli che sono i danni sulle persone, però era computabile. Oggi siamo di fronte a scenari dove non possiamo computare, perché stiamo parlando della crisi di tutto di tutti i settori in tutti i territori europei. È una condizione nella quale ci troveremo, e bene ha detto ieri Mario Draghi, esattamente come quella che si vive dopo una guerra. E bisogna comportarsi con provvedimenti economici da post bellici. Io ho ricordato qualche settimana fa il famoso piano Marshall che consentì la ricostruzione in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, occorre uno shock economico di quel tipo. Sul breve, io credo, ma neanche tanto proprio sul brevissimo, ma come primo strumento importantissimo, è una grande iniezione di liquidità nel sistema, perché è l'unica maniera per frenare problematiche serie verso le quali potremmo andare incontro. Mi spiego. Noi abbiamo intere categorie, di operatori economici che nell'ultimo mese hanno incassato zero. E se hanno incassato zero, noi abbiamo intere categorie di cittadini, intera popolazione che ha difficoltà di andare fra poco al supermercato. E lascio immaginare la tensione sociale che si può generare. Quindi bisogna innanzitutto porre freno a questo rischio. E l'iniezione di liquidità che il sistema bancario, attraverso quello che lo Stato può fare garantendo i crediti fino all'80%, tra l'altro questo argomento è già trattato nel decreto Curitalia, è la prima manovra importantissima da realizzare. Poi ovviamente ci sta tutto un seguito, ma vorrei sottolineare, e credo di non fare la Cassandra, che nulla sarà come un mese fa. Che davanti avremo uno scenario socio-economico totalmente modificato, col quale dobbiamo fare i conti, e che probabilmente non possiamo pensare di avere in futuro, almeno nel breve, tenori di vita uguali a quelli che abbiamo lasciato.
Certo, Presidente, intanto da rappresentante degli industriali, lei come sta valutando le risposte che cominciano ad arrivare dal governo? All'inizio c'è stata un po' di incertezza, poi sono state accolte quelle istanze di Confindustria nazionale per quanto riguarda proprio le attività che restano aperte. Si annuncia una manovra, come diceva lei, da 50 miliardi, però le chiedo sul campo che cosa resterà, insomma, quali saranno i settori che pagheranno il prezzo più alto di questa grave crisi che l'economia sta vivendo? Allora, intanto diciamo che quello che è importante è che i 25 miliardi che sono stati stanziati col Cura Italia di fatti sono serviti, ma era risaputo, a tamponare marzo. I 50 miliardi che sono stati annunciati serviranno probabilmente a tamponare aprile e maggio. Il vero problema del dopo è un'iniezione, vorrei essere chiaro, di centinaia e centinaia di miliardi. Del resto è facile fare i due conti. Noi non stiamo parlando, ripeto, di un settore o di un territorio. Noi stiamo parlando di tutti i settori in tutti i territori. Cioè, se uno pensa alla cassa integrazione per tutto il paese, fa i conti con numeri giganteschi, che è bene che cominciamo a pigliare contezza di questo. Ora veniamo a quello che invece è l'aspetto dell'industria. Certo, alcuni provvedimenti sono stati chiamati e sono stati attivati. Ora abbiamo tra l'altro il fermo di gran parte del sistema industriale, tranne alcune filiere, e su questo devo dire che da parte del governo si è percepita una non grande conoscenza del sistema industriale, che è un sistema iperconnesso e interconnesso tra di esso, molto più di quello che si aspettano. Non è che tu puoi fare un provvedimento pensando di circoscrivere un settore e che non abbia nessuna relazione con gli altri. Le dico solo un'anomalia che abbiamo verificato, ma non perché sia l'unica, è un'anomalia evidente. Allora, che cosa è stato fatto? Nel decreto, premesso che noi siamo terra di agroindustria, quindi uno di quei settori che vanno privilegiati perché sono il settore che riguarda l'alimentare, quindi sappiamo bene che è necessario che continui a operare. Bene, nel provvedimento emanato domenica scorsa, la sera di domenica scorsa, tra le attività essenziali è stato messo ovviamente chi produce alimenti, ma si sono dimenticati per esempio di mettere gli imballaggi di metallo leggero, nella sostanza i barattoli del pomodoro, tanto per capirci. Quindi tu potevi fare i pomodori, ma non l'avresti potuto mettere nel barattolo. Adesso che cosa hanno fatto? Hanno messo i barattoli nel nuovo dopo 3 giorni, ma hanno tolto i produttori di macchine per gli alimentari. E questa è una follia, perché se uno deve tenere l'azienda aperta e ha un problema sul macchinario, che cosa fa? Chiama il fornitore e si fa mandare il pezzo di ricambio, oppure lo fa venire in azienda per la riparazione, o ordina. E invece no, adesso non si possono tenere aperti i fornitori di macchinari. Ecco, questo è, se mi consente, l'esempio di poca competenza di quando si fanno dei provvedimenti. Probabilmente quei provvedimenti si potevano, come dire, preparare per tempo, perché era facile pensare che si dovesse arrivare al fermo di una buona parte dell'apparato produttivo nazionale. Quindi dopo già l'errore dell'8 marzo, del 7 marzo, quando fu annunciata la chiusura di tutto e tutti scapparono velocemente sul treno e nulla fu governato come invece poteva essere, altrettanto si potevano cogliere delle settimane per studiare con attenzione, con le persone competenti e con le parti interessate, quali settori chiudere, tenendo presente che non è chiudere un'industria, non è come chiudere un negozio che ha un numero di articoli definiti nel proprio magazzino e quindi sai che quelli sono. Nel caso di un'industria stai parlando di molte aziende che sono trasversali per più settori, che producono prodotti per più settori. Ecco, era solo un sottolineare che in questa vicenda, per carità, dolorosissima che stiamo vivendo, alcuni scivoloni si potevano evitare.
Ecco, Presidente, un'ultima cosa sul ruolo della Regione in questa fase di crisi. Il governatore De Luca ha dimostrato un piglio deciso, insomma, ha anche anticipato quelle misure più stringenti che poi sono state adottate e emulate, possiamo dire, dal governo e dai politici del Nord. Dalla Regione che cosa vi aspettate? Insomma, come vi può aiutare, come può aiutare il settore appunto della nostra economia, della nostra industria a superare, a ripartire dopo questa emergenza, perché il sindacato, come lei sa, ha ribadito che nessun lavoratore dovrà perdere il posto di lavoro per colpa del coronavirus. Sarà davvero così alla fine, secondo lei? Allora, guardi, questa previsione sicuramente da auspicabile che nessuno perda il posto di lavoro, che poi si tramuti nella realtà, oggettivamente, diciamo, voglio fare un atto di fede e pensare che sarà così, ma non riesco ad andare oltre l'atto di fede perché qualche volta sono. Sulle iniziative del governatore, dico, beh, parlano da solo il fatto che in ogni momento ha precorso i tempi. Come è stato anche sottolineato da molta stampa nazionale, quello che ha fatto De Luca il governo l'ha fatto dopo qualche giorno. Mi riferisco a uno per tutti, alla vicenda di chi poteva andare a passeggio, no? Che in qualche maniera ha fatto anche sorridere qualcuno, addirittura eccependo problemi di libertà della persona, di costituzionalità. Beh, credo che il governatore De Luca abbia dimostrato di vederci lungo e poi col suo piglio e col suo decisionismo ha anche rassicurato, secondo me, la popolazione della Campania fino ad oggi. Detto ciò, la Regione Campania può fare, svolgere un ruolo importante a sostegno dell'economia. Ripeto, sicuramente lo farà, però c'è da stare attenti perché io lo dico, lo sottolineo, in ogni momento le risorse in campo, guardi, anche noi come Camera di Commercio ci attiveremo, però le risorse in campo necessarie sono inimmaginabili. Tanto per capire, se io volessi fare un intervento sulle imprese della provincia di Salerno, dopo che ho svenato la Camera di Commercio di tutto, avrò dato forse sì e no 100 euro a ognuno, tanto per dire quello che puoi fare. Cioè, noi siamo nella condizione di poter fare molto, ma molto poco, anzi forse molto meno di 100 euro, se ci rifletto bene, ricordando il numero delle imprese iscritte al registro delle imprese della provincia di Salerno. Quindi, i numeri, quello che mi preoccupa è che non si ha contezza dei numeri necessari per sostenere il mondo economico, quindi, tutti gli operatori economici che sono stati colpiti. Certo, alcuni sono stati solo colpiti prima degli altri, non è che c'è un settore, lei mi chiedeva di settori che hanno più problemi di altri. Allora, certamente il primo impatto l'abbiamo avuto col turismo, ma perché era molto semplice. Uno che aveva prenotato la vacanza ha fatto la mail e ha disdetto la stanza, ha disdetto la prenotazione. Era un atto che si fa in pochi secondi ed è stato subito fatto. Onde evitare ovviamente di pensare che poi potesse essere penalizzato, no? Quindi, nella sostanza, noi abbiamo avuto che l'impatto immediato è che il turismo, che è una voce importantissima per il nostro territorio, non ce lo dimentichiamo, è che è un settore fortemente colpito. Ma io sto dicendo solo che è il primo che abbiamo percepito. Poi a catena, man mano, vengono tutti i settori, perché poi alla fine, quando tu riduci la capacità di spesa delle persone praticamente a zero, non compri nulla e quindi tutti i settori vanno in crisi. Perfetto, grazie Presidente, grazie per questo suo contributo. Speriamo di poter superare quanto prima questa crisi che sta avendo effetti devastanti sull'economia della nostra regione. Grazie ad Andrea Prete, Presidente di Grazie. Confindustria Salerno. Allora, abbiamo concluso. Io ringrazio Regia per noi, Aldo Fenizia, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito per questa rubrica. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.